È conosciuto in Italia come lo specialista delle truffe nel campo del commercio alimentare. Un 77enne originario di Pistoia, ma residente nel Riminese, è stato denunciato dalla polizia postale di Bologna per truffa e ricettazione. Oltre all'uomo sono state denunciate altre 3 persone. L'accusa mossa nei loro confronti da parte degli inquirenti è di aver pagato vini, salumi e formaggio pregiati con assegni scoperti o rubati. Le aziende se ne accorgevano solo 2 o 3 giorni dopo, visto che i truffatori avevano l'accortezza di andare a ritirare e pagare la merce il venerdì pomeriggio. Abbiamo scoperto che c'era un gruppo di falsi intermediari che aggredivano aziende di tipo alimentare e lo facevano in maniera particolarmente insidiosa perché alternavano azioni commerciali anche lecite all'impiego di titoli di pagamento falsi, contraffatti, provento di ricettazione. 2 delle 3 vittime di questo raggiro, che supera i 200.000 euro, sono imprese terremotate dell'Emilia-Romagna: il caseificio Sant'Angelo di San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, e il salumificio Comal di Modena, entrambe alle prese con le difficili conseguenze del terremoto del maggio scorso. È un'aggressione particolarmente vigliacca perché in questo momento di grandissima difficoltà economica che vede tutte le nostre aziende in grave difficoltà va a toccare imprese che hanno subito anche il sisma dell'anno scorso e quindi stanno faticosamente tornando a una normalità di tipo commerciale economico.